Buongiorno a tutti, siamo con il presidente Francesco Vitale della scuola calcio Vital Real di Marianella per raccontare i recenti trionfi al torneo di PES. Presidente, raccontiamo questa 3 giorni emozionante. Sì, sono stati 3 giorni molto emozionanti. In effetti noi abbiamo partecipato da vincitori del campionato provinciale così. Ci siamo qualificati per i regionali che si sono tenuti a Pestum il 23, 24 e 25 di aprile. Ci siamo qualificati con i Pulcini 2006 e con gli Esordienti 2004, i quali hanno vinto i loro rispettivi campionati provinciali. E questo già qui a Marianella come scuola calcio già non accadeva da molto tempo. Poi chiaramente siamo andati lì, abbiamo soggiornato in quel di Pestum al villaggio Oasis dove si sono tenuti questi campionati regionali, dove hanno partecipato un po' oltre 30 squadre provenienti da tutta la regione, chiaramente, la regione Campania, e abbiamo preso parte a questo campionato e chiaramente la soddisfazione più grande è stata quella praticamente di vincere addirittura il regionale, quindi le due squadre come classifica regionale si sono qualificate al primo posto, per cui siamo stati eletti come società campione regionale del 2016. Per noi chiaramente, essendo una scuola calcio molto giovane che esistiamo da circa 3 anni, è un motivo di orgoglio. Vero è che noi già al primo anno di fondazione di questa scuola calcio abbiamo vinto addirittura un titolo nazionale sempre così. Poi dei ragazzini vinsero il loro campionato regionale, però la soddisfazione più grande di quest'anno è che l'abbiamo vinto come società, quindi come classifica regionale delle squadre partecipanti, che è molto, diciamo così, più importante come tipo di trofeo vinto. Per cui chiaramente noi siamo orgogliosi, a parte che è stata un'esperienza unica perché abbiamo condiviso con i nostri ragazzi 3 giorni, quindi a pranzo, a cena, abbiamo soggiornato nel villaggio, c'è stata una comunione di intenti e una unione con i genitori, è stata una festa continua. E adesso noi prossimamente festeggeremo qui in sede chiaramente questo risultato che chiaramente premia questa scuola calcio che, torno a ripetere, è nata soltanto da 3 anni ma che sta ottenendo grandi soddisfazioni con i ragazzi. Al di là del risultato che chiaramente poi premia la costanza e la preparazione tecnica di questi ragazzi e quindi ci dà anche la possibilità di ringraziare i nostri istruttori che sono di qualità. Però la cosa più importante è proprio aver trascorso con i ragazzi, con i genitori, questi 3 giorni tutti quanti insieme, in modo che c'è stato quello che poi è la finalità della nostra scuola calcio, e quindi l'aggregazione, l'unione, la condivisione dei valori sportivi, e tutto questo praticamente si è creato e si è realizzato proprio a Pestum, per cui per noi è la cosa più importante. Diciamo che Marianella è stata sempre un territorio di grandissime tradizioni calcistiche. Qui chiaramente sono nati e vivono tuttora calciatori che hanno fatto la storia di questo quartiere, come la famiglia Montepiccolo, Ciro Femiano e altri ancora che chiaramente hanno giocato nelle serie inferiori che però hanno dato lustro al territorio. La scuola calcio qui a Marianella è la prima scuola calcio che è nata in questo territorio, per cui essere premiati da un'istituzione, dal presidente Pisani, chiaramente per Marianella deve essere un motivo di orgoglio perché significa che abbiamo recuperato e stiamo recuperando questa tradizione. Ci sono dei video sulla nostra pagina ufficiale della scuola calcio Vital Real che praticamente sintetizzano un pochettino tutto quello che noi abbiamo vissuto e quello che abbiamo realizzato in quei 3 giorni di Pestum. Chiaramente la nostra scuola calcio è abbastanza completa di categorie perché abbraccia le categorie che vanno dai 2002 fino ai 2011. Abbiamo degli istruttori qualificati con patentini UEFA B. Per il momento abbiamo il sito Facebook e poi per i contatti si può telefonare tutti i giorni allo 081 740 5020 oppure al 335 40 78 11.
A luglio inizieranno degli stage calcistici, quindi noi l'attività, come per tutte le scuole calcio e per come calcio in genere, terminerà il 30 di giugno, però la Vital Real Marianella continuerà la sua attività anche a luglio e faremo degli stage gratuiti per i nostri iscritti e per gli eventuali nuovi iscritti. Stare a stretto contatto con i ragazzi è stata un'esperienza formativa per loro, ma soprattutto anche per me, perché mi hanno fatto vivere delle emozioni uniche sia calcistiche che umane, anche fuori al campo. E oggi la Vital Real ha questa grande unione, c'è questa grande unione tra società, atleti, ragazzi e anche genitori. Siamo in una fase evolutiva, stiamo crescendo sempre di più esponenzialmente, anno dopo anno. E quindi nulla, forza Vital Real. L'esperienza è stata importante, molto importante, fondamentale devo dire, ha arricchito quello che già è il mio navigato bagaglio professionale dovuto all'età. La Vital Real ha vinto il premio come società regionale per aver conseguito i migliori risultati nella fase finale, quindi entrambe le squadre si sono classificate chi terza e chi seconda, e quindi sì anche per le prove, perché quella era una manifestazione polivalente, quindi abbiamo vinto anche i triathlon e quindi alla fine siamo risultati migliori nell'ambito regionale. Poi è stata l'apoteosi, è stata poi la vittoria per eccellenza, perché poi insomma è stata quella fondamentale di entrambe le categorie che hanno preso parte. Io ho accompagnato i 2006 e abbiamo condiviso le gioie anche dei 2004, quindi voglio dire è stata veramente una bella esperienza. La Vital Real è una realtà veramente sotto l'aspetto familiare, è veramente una grande famiglia, oltre che una scuola calcio.